Tre motivi per cui sei permaloso. Numero 1. Vuoi per educazione, vuoi perché sei stato giudicato tanto, sei avvolto da un velo di insicurezza. E questa insicurezza è causata da traumi passati o probabilmente da un'educazione severa. Numero 2. Forse perché sei stato costantemente giudicato, sfoghi la tua frustrazione sugli altri, anche quando gli altri non ti pensano proprio. È come se tu avessi imparato a misurare il tuo valore sulle opinioni degli altri. E questo porta alla seconda motivazione, che è non aver curato la tua ferita narcisistica. Tutti dobbiamo affrontare il momento in cui capiamo che non siamo il centro dell'universo. Questi momenti per qualcuno sembrano non essere mai arrivati e quindi manca la capacità di lavorare su se stessi. Ora non voglio dire che se sei permaloso non sai lavorare su te stesso, attenzione. Ma queste ferite alimentano la tua sensibilità e la tua autostima. Finché quindi non decidi di rompere questo schema, continuerai a essere ipersensibile e quindi permaloso. Ma è solo rompendo questo schema che riuscirai a vivere in maniera autentica. Ricordatelo.